Ciao a tutti, bentornati al secondo episodio di Little Hope sul canale Twitch di Game Paradins. Io sono sempre CescoZHC e riprendiamo da dove avevamo interrotto, ossia il gruppo si è riunito dopo diverse disavventure, tanto carica, e siamo ritornati sulla strada principale e dovremmo addentrarci finalmente a Little Hope. Una piccola Salem da quel che si è vista fino adesso. Tanto ci vediamo alla presentazione che ieri non avevo fatto vedere. Eccoci qua. Questo è il nostro amicone. E via, si comincia. E gioca da solo. Ah, continua. No, perché io ho dei problemi con i salvataggi della PS5. Mi ha fatto un attimo spaventare. Tanto ringraziamo Werteg per il follow. Lo ha fatto, come dire, offline. Comunque, grazie mille. E naturalmente anche a Frantin che continua a seguire il nostro canale. Ah, è vero, perché ha cambiato profilo. Vero, vero. Quindi un grazie anche a lei. Allora, eccoci qua. Tutti in gruppo. Strada principale. È mezzanotte 42. Ecco, io sono. E rimaniamo in gruppo. Segomegno. La nebbia si sta infittendo. Ecco. Già non si vede una cippa. Ma noi andiamo avanti. Andiamo tutti insieme, un bel gruppetto, perché in questi casi non si deve mai andare da soli. Perché hanno deviato il pullman qui? Non ha senso. Come il resto. Alza un po'. Forse è stata la nebbia a farci deviare. Perché No. non uscissimo vivi da qui? Ah beh, può stare, ma non è quello il motivo. Ma che bella buca.
Perché c'è un grosso incidente. C'è incidente. Non si vede un cazzo. Santo cielo! Ehi, attenzione. Attenzione. L'acqua sembra catrame. Non voglio finirci dentro. Io ho avuto una premonizione. Mo? Ok. Chi va prima? Ah, professore, dici sempre che qui comandi tu, quindi... Forse in questo caso prima dovremmo valutare le opzioni. Certo. Immaginavo. Andiamo. Aia. È vero che desidero scendere prima possibile, ma non da qui. Ci serve un volontario. Va avanti, ti seguo a ruota. Aia. Oddio! Come facciamo? Non possiamo stare qui. Mar... Nell'anno del Signore 1692, siamo qui raccolti per assistere a un'equa esecuzione. No! Emi è colpevole di connivenza con il demonio. E sarà affogata in quanto strega e fattucchiera. Ecco. Preghiamo in silenzio per la sua anima. Non ho peccato. Non sono una strega. Non merito di morire. Vi imploro. Che succede? Perché... perché sei uguale ad Angela? Le vostre parole sono sfuggenti per me, ma... aiutatemi. Oh my god. Il diavolo è nel vento. Corre dalla sua adepta. Vuole che si sciolgano le catene. Isaac, devi procedere senza alcun indugio. Bisogna attuare il volere della corte prima che sia tardi. Il maligno le dona forza. Legala ancora più stretta. Voi non potete farlo! Isaac, sono innocente. Interdetto della corte. Aiuto! Ricaccia la strega nel grembo del suo padrone prima che egli giunga. Little Hope è già perduta, corrotta dal male. Ma vi sbagliate, non per opera di demoni o streghe, bensì avvelenata dall'interno. Non saranno certo gli arcani a salvarti. Non c'è alcun arcano. Il diavolo assume infinite forme, dovreste esserne a conoscenza. A Little Hope si è occultato dietro il velo dell'innocenza. Nei panni di una bambina, la mia accusatrice. Finché Mary avrà fiato in corpo per Little Hope, non ci sarà alcuna salvezza. Lì si nasconde il male, reverendo. Dovete scrutare in mezzo a voi. Isaac. Aia. È negata. Angelo. Attenta, Angelo. Che non vorrei fosse una premonizione. Che hai visto? Dimmelo. Non so come spiegare quello che ho visto. È bruttissimo. La tua sosia è stata gettata nel fiume in catene. È affogata. Oh, è la verità.
Bruttissima, bruttissima morte. Finito il gioco. E intanto? Ok, andrò per primo. Vai. Va. Sento scorrere dell'acqua. Va bene, voi due potete scendere. Non è un buon presagio. Ma io non la lascerei solo Angela così, però. Ma ci penserò io a farla fuori. Come no? Vabbè, era uno dei modi per verificare se... Allora, se annegava era innocente. Se non annegava era posseduta dal demonio. Era una delle tante prove dell'Inquisizione. Non c'era solo il rogo, ma c'erano diverse pratiche per... Veniva legata, ovviamente. Merda. Comunque. Ehi, dammi una mano! Resisti, forza! Aspetta che c'è una. Ora vengo a prenderti, John! Resisti! Allungati, afferra la mano! Fai un salto e aggrappati a me! Ehi, ok, mi fido! Vai! Preso! No! Riprova che ce la facciamo! No, non ci riesci! Non importa, che mi arrampico da sola! Ok, aiuto John e torno subito! Esatto, esatto! Era proprio quello! Credici! Ma erano assurdi, beh. Salva. Ma che è sta creatura? Ciao. È rimasta a digiuno. Eccolo qua il boss. Devo ammettere che Angela ha rischiato davvero grosso. Ha praticamente sfiorato una fine peggiore della morte. Non che ci sia nulla di così sbagliato nel morire. È magnifico. Noto che sono ancora tutti vivi. Cosa che non era per niente scontata. Eh no, infatti, io sono famoso per ucciderli sempre tutti. Ora che la vostra in gioco si è notevolmente alzata, possedere un'arma può anche salvare la vita. O mi sbaglio? Oppure sortire l'effetto opposto? Vediamo. I ragazzi hanno delle interessanti teorie. Magari quella corretta è l'ipotesi di Daniel, secondo cui sono morti. Il mio Lo sogno penso si anch'io. Prolungò oltre la vita. Allora cominciò la tempesta per la mia anima. Mi pareva di varcare il fiume malinconico con quell'arcigno traghettatore di cui scrivono i poeti ed entrare nel regno della notte perpetua. È possibile, chi lo sa. Può darsi che l'autista abbia una risposta. Dov'è l'autista a proposito? La situazione si sta rivelando sempre più confusa. Molto. Con questi sosia, streghe, fantasmi, morti e demoni. Ma che cosa può essere che unisce tutte queste creature? Immagino che lo scopriremo. Ah sì, ormai io con lui. Ho ricevuto l'autorizzazione a offrire un singolo suggerimento. Uno solo. No, non lo voglio. Senza nessun aiuto. Che audacia. Yeah. Che coraggio.
o un gesto incosciente? No, no. Lo sapremo presto. Beh. Sì, anche io lo conosco, lui mi conosce, ma procediamo. Ma all'inizio mi ha detto che la paura non possa serpeggiare, è il momento di agire. Mi sono un po' offeso. Visto che ho fatto le ultime due avventure con lui. Lui all'inizio mi disse: "È la prima volta che ti vedo", e io: "Ti sbagli". Un attimo. Ma si può sapere che cazzo era? Mai visto niente del genere. Era come uscito da un incubo. Lo sguardo perso, quella bocca spalancata. Per fortuna è andato via. Ho rischiato grosso. Se mi avesse raggiunta, era così vicino. Hai preso un bello spavento. E anche noi. Ma almeno siamo riusciti a scappare. È vero. Fortuna che stiamo bene. Finalmente siamo al sicuro. Ma insomma. Poi, mostro qualunque cosa fosse, è ancora in giro. Forse ci sta anche seguendo. Ah sì. Era in catene. Proprio come la donna che è finita in acqua. Io non credo che sia una coincidenza. Voi sapete dove sono andati Taylor e Daniel? Non possono essere lontani. Ah, ecco, sento di nuovo un ruggito. Andiamocene da qui. Ah, che bella buca. Anzi, meglio fossa. Noi andiamo subito a vederla, sta fossa. L'ho vista. Non sono sognata. Tanto c'è una lapide. Esaminiamo. Eccola qui. Qui riposa Isaac Worrell, deceduto il 21 ottobre 1702. Poi qui esce. Rest in peace. Bello spettrale. Io volevo vedere la fossa. Non c'è più. Ah, che posto allegro. Possiamo andare? Non mi sento due? Sicura. Illuminazione particolare. Qui riposa Thomas Wyman, governatore e magistrato deceduto il 30 luglio 1701, insieme alla moglie Mary Wyman, spentasi nel febbraio del 1699. Che ho trovato? Vabbè, continuiamo. Alt. Ah, un bel labirinto. Io qua così dovrei girare intorno, però. Se mi ritrovo lì. Dove vai? No, tanto vabbè, questa sarà chiusa, dai. Andiamo a vedere. Ma guardate, oh. Non è chiuso. Posso tornare indietro? Ma io perché faccio queste cose? Meglio allontanarci da quel ponte. Io dico di allontanarci il più in fretta possibile da quella creatura orrenda. Daniel e Taylor avranno avuto la stessa idea. E non sono solo. Nascondiamoci presto. Oh.
modalità stealth superata. Ma chi è? Un ciclista? Sì, è un ciclista. Tutto sto macello è un ciclista. Io dico che è meglio se non ci vede. È meglio, va. Continuo a ripensare alle parole di quella donna. Per fermare i fatti di Little Hope, bisogna fermare la bambina. Stava suggerendo di fermare le accuse di stregoneria oppure si riferiva ad altro? Non saprei dire. Coraggio, andiamo. Oh, un'altra bella casetta. Entro a dare un'occhiata. Esatto. Bella, la vorrei anch'io quella grata marchiata Little Hope. Nel bosco. Perché sono finiti nel bosco? Come stai? Spero che quel mostro non ci stia seguendo. No. Per me non si farà più vedere. E che cosa te lo dice? Siamo senza luce? Ah, ecco. Cos'è stato? Andiamo a scoprirlo. Credo. Ho sentito qualcosa. Little Hope. Bello, il sentiero delle streghe. Andiamo. Un percorso verde, quindi è facile. Non mi piace affatto, cambiamo strada. Si passa solo da qui. Vai. Vediamo la mappa. Bel sentiero turistico. Spero di non tornarci mai più. Ah, volevate fare la gita, mo. Che buio, ragazzi, veramente buissimo. Faccio fatica a vedere anch'io. Ehi, vieni qui. Devi vederlo. Quel mostro potrebbe essere ancora qui, dentro all'acqua. Come è possibile? Ormai l'abbiamo seminato. Per forza. Sì. L'abbiamo seminato così. Ma sei sicuro? Merda! Vai avanti tu, ok? Tu pesi la metà di me. Vai per prima. Non attraverserò mai questo ponte pericolante. Se vuoi raggiungere gli altri, non c'è scelta. Bene. Andrò avanti io, seguimi. Sempre che il ponte non crolli. D'accordo. Lo scopriremo. E per adesso andiamo. Che diavolo è? L'orso yogi. Alt. Hai visto? Tomba di una strega. Si ritiene che questa lapide indichi il luogo in cui fu sepolta la prima persona giustiziata durante i processi alle streghe di Little Hope. Andiamo via. Daniel! Tieni giù con le mani! Silenzio, ti prego. Mary! Mary!
Mary! Sono qui, Tabitha! Mary. Bella Nikki! L'animale si trova qui. Male? Quale male? Sai che sta succedendo? Noi non ne abbiamo idea. Cioè, sei entrata appena in tempo. Ci hai spaventati a morte. Vogliamo parlare di morte. Io ho estratto il corpo di mia moglie dal suo sepolcro d'acqua e l'ho seppellita nella fredda terra con queste mani. E la prima colpevole è lei. Mary. E tu chi saresti? Perché somigli tanto a John? Temo di non saper rispondere. Forse io stesso sono vittima di sortilegio. Oh, eccola qui! L'ho trovata! Come l'hai ottenuta? L'ho creata con le mie mani. Lasciala a me per il tuo bene. A Little Hope covano in segretezza sospetti e tradimenti. Nessuno di noi è al sicuro. È già un paio. Al pronti via. Io ti imploro! Vorrei tenerla! Appena mi sono accorto che ti sei collegata, ce n'è stata un'altra. Non so se nel frattempo l'avevi vista. Ma ormai Frattinone non si spaventa più. Ma perché non hai visto com'era? Niente. Io a sta casa non la posso vedere. Bene, questo significa che siamo intrappolati qui. Novità degli altri? No, nessuna. Sono nel bosco. Solo che stiano bene. È strano che l'autista non si veda. Dove può essere? Perché non ci lasci in pace? Angela. Credo. Sembra quasi che voglia essere seguita, sai? Potrebbe essere una trappola o la seguiamo? Se la seguiamo, potremmo metterci in pericolo. Forse è una trappola. Pensa a quelle due bambine. Una è del passato, mentre questa appartiene al presente. Magari la bambina che abbiamo visto è un'immagine speculare di quella del XVII secolo. Non aspettiamo Daniel e Taylor. Quella Se bambina avessero preso male. Questa strada, sarebbero qui. Sta in guardia. Chissà cosa ci aspetta. Ho rifiutato, Nikki, il suggerimento del boss. E mi ha fatto i complimenti perché non è ancora morto nessuno. Via. Ma perché deve morire Angela? È disgustoso. È stupito anche lui perché mi conosce in realtà. Ragazzi, quando li ha visti ancora tutti sani, mi ha dato complimenti. No, ma caspita! Aiutatemi! Non l'ho visto, dovevo premere X, non l'ho visto, mi ero distratto. John! Aiutami a mia figlia! Oh, cacchio! No! No, però vedi, esce dalle fognature. Ma so cavoli. Aspetta, ma non c'era la scala qui, scusa. No. Al buio, senza una luce, senza niente, voglio vedere come faccio uscire da qua.
Ah, no, illuminato. Oh, santa lopa. Niente, sta qua. Il gioco mi ha messo alle strette. Oh, santa lopa. Dai, veloce. No, non corre. Ma è buio. Bravissima. Chiudi. No, ma è buio. Ma come non vedi più niente? Angela! Merda! No! No, ma non è andata a salvarlo. Non si meritava questa fine. Siamo rimasti io e te. Almeno finché non arrivano Taylor e Daniel. Ehi! Mi posso distrarre un attimo? Qualcosa sta bloccando la porta. Potresti darmi una mano? Chi c'è? Una sedia. Questo sembra un museo di qualche tipo. Si trova lì. Tranquillo. Non mi piace per niente. Fai molta attenzione. Non voglio che qualcun altro faccia la stessa fine di Angela. Ne sei proprio sicuro? Farò tutto quello che serve per proteggere entrambi. Appena usciti da qui, raggiungeremo gli altri. Sempre se ne usciamo vivi. Che quella bambina gira sola. È strano. Avrà qualcosa a che fare con Mary? Sicuramente. Ma non ho ancora capito in che modo e perché. L'ho già visto. Comunque. Cioè l'illuminazione fa veramente. Tutta la tortura che gli facevano. I sassi. Devono mica gestire la telecamera però. C'era. Oh, oh. Ah, che bella scena. E se però, oh, porca miseria, veramente sta cosa mi è sempre stata in testa. Ah, ce l'ho fatta. Ma si muovono. L'agonia. Le gogne. E questo che è questo bell'imbusto? Ah, è Angela. Amy. Prima imputata, Amy fu accusata di stregoneria da Mary Milton, che affermò di averla vista volare sul ramoscello di Salice. Quando la corte le riferì che Amy era stata avvistata a molti chilometri di distanza, Mary dichiarò: le sue labbra si muovevano come se bisbigliasse con non so chi. E allora ho capito che quello era un demone con le fattezze di Amy.
Carver a cui si è reso conto come prova spettrale. Questo era il motivo del processo. Una congrega di adoratori del diavolo. Già. E la piccola Mary ha denunciato tutti. Deve essere la bambina che gira. Queste altre nefandezze, sì. Che sai. Altra targa. Allora, questo è il processo. È lo stesso processo che abbiamo visto al commissariato. Una somiglianza inquietante. Sì. Un gatto è come Arturo. Ma è posseduta. Ha comunque qualcosa che non va. Non è proprio. Prima di aprire qui. Ma quegli impiccati non. Comunque gente che è stata. Ah, ma qua c'è qualcosa. Ritorniamo un attimo dagli impiccati. Però sembra tanto la famiglia. Adesso vediamo chi sono sti impiccati. Fanno paura. Mi fanno venire i brividi. E vedi, la bambina e il padre e la madre. Anche se, vabbè, è stata ammazzata. Ah, sì. Anche se è stata incatenata e gettata in acqua. Si ritiene che la bambina qui esposta fosse appartenuta in origine a una bambina. Ehi, del... guarda che cosa c'è! Comunque XVIII secolo. L'ho già vista prima. Dove? Lungo la strada del bar dove ci siamo fermati. Io e Angela l'abbiamo raccolta da terra pochi minuti prima che incontrassimo Mary. Interessante. Dici che volesse portarci qui... apposta per questa. Non per questa. Guardiamo però. Con più attenzione. Che diavolo, professore! Ho sentito tante di quelle storie che raccontano di come gli spiriti si legano agli oggetti. Ma certo, nei film. Vedi di andarci piano. E se fosse in qualche modo legata allo spirito di Mary? La bruceremo. E così potrebbe essere che finisca tutto. Vedila in questo modo. E se bruciare la bambola facesse infuriare di più la bambina? Hai ragione. Teniamola buona, perché... Bravo, lasciali. Oddio. Vediamo sta scena... Paura. Poi sono impiccati, ma ho visto qualcos'altro qua.
Niente, quando mi miglioreranno questa torcia. Aspetta. Ah no, questo. Ma c'è qualcosa qua dietro? Ma è sempre la solita scena. Sì, ok. Ok. La bambolina. Qua niente. La scenetta casalinga. Questa va bene. Gatto. Vabbè, una bella vista da fuori. Comunque non mi svegliate Arturo, perché sennò mi fa spaventare. Qui è tutto chiuso. Ah, porta. Di qua si esce. Ma io non voglio uscire. Beh, ecco, perché si esce e escono. Se io voglio rimanere dentro un po', a girare ancora. Che già è buio, non si vede niente. Dove si è cacciata la bambina? Niente, ti fa uscire, basta. Prima ci porta qui, poi scompare. Forse il suo piano era proprio questo, condurci alla bambola. Ha funzionato? Non ne sono sicuro. Torna dentro. Quindi? Andiamo a vedere gli altri come stanno, va? È quasi scarico. Tanto qui non prende nulla. Se io continuo veramente a non vedere una cippa. Cioè io brancolo anch'io nel buio, ve lo dico. Sentito? Forse ho sentito qualcosa, non so cosa. Ragazzi! Professore! Siete qui dentro? C'è Angela. Perché non ce ne andiamo? Ah, c'è Angela. Dove sono gli altri? Si saranno persi come noi. Ci staranno cercando? Forse. Ad Angela non verrà mai in mente di cercarmi. Questo è sicuro. È vero, ha un brutto carattere. Ma non è cattiva. E sei proprio sicuro? Sì, la conosco da tempo. Da molto più di voi. E ha avuto una vita difficile. Ma è una brava persona. Sì, può darsi tu abbia ragione. Che allegra casetta. Mi gioco $10, non c'è nessuno. Io non mi avvicino. Comunque, è l'unico edificio che c'è in zona. Cerco un'entrata? Sì, come l'hai cercata per entrare nel negozio? Fai lo scassinatore come hobby? No, ma in una vita precedente sì. Vabbè, proviamo la cosa più ovvia, no? Giusto per toglierci il pensiero. Proviamo quest'altra. Troppo facile. E allora, ma perché do? No, non c'è un retro. E allora vediamo sto carretto qua. Spingiamo carretto.
dalla finestra niente. Perfetto. Niente. La peppa. Ah, una fine. Ah, spacca la finestra. Ehi, Taylor, guarda qui. Chi vedere c'è? Cosa? Ma pare abbandonato da parecchio. Oh, già. E mi davi $10. Eh no, non ho accettato la scommessa. Ah. D'accordo. È allentata. Posso forzarla in un attimo. Dai. Mamma mia, che potenza. Se vuoi litighiamo su chi deve entrare per primo. Ma no. Sappiamo come finirà. Giusto. Di certo. Dai, man. Ma che cosa? Oh, cazzo. Ehi, vacci più piano, non si picchiano i manichini. Simpatica. Su, vieni dentro. Forza, di qua. Ah, ma sono al museo. Maybe. Sembrano così veri. Fanno paura. Che c'è? Scusate, ma forse io ho visto qualcosa. Anch'io. Dove te ne vai? È una pessima idea. No. Da dove è finita adesso Taylor? No, però mi dovete veramente migliorare. Dove sei? Qua è finto. Qua la scena è sempre finta. Sei tu? Anche Taylor! Mi sospettisce. Non c'è la bambolina. Chi l'ha presa? Taylor! E se che l'ho lasciata lì? È processo. Ah, anche lui vede le stesse. Rinuncia ai partiti. Taylor! Shh, stai bene? Sentono. Cosa succede? Andiamo. Però che è successo? Sentivo parlare. Avevo di fronte me stessa e lei mi guardava. Era vestita e parlava in modo strano. Io non capisco. Scusa, dovevo esserci. Questa donna, quella che mi assomiglia, l'hanno portata via come se fosse una criminale. Merda. Una strega. Andiamo via subito. Concordo. Fammi vedere questa stanza, non c'è niente. Ah sì, vedi. Bello.
Bellino. C'è un coltello. Più che un coltello, mi sembra un reperto archeologico. Lo portiamo con noi. Tieni, prendilo. Perché? Ma che domande fai? Per difendersi. Tu prendilo. Potrebbe tornare utile. Vediamo un po'. C'è nient'altro? No, comunque veramente si muove veramente male questa torcia. Dai, usciamo. Il libro di prima. Ah no, la Sacra Bibbia. Però... Gli elementi sono lontani dalle loro sedi naturali e le parti omogenee dislocate altrove. Ciascuno può essere risolto in forma elementare. La linea non è altro che un punto in movimento. Qui deve essere lo stesso. Corpo, anima e spirito. La monade geroglifica è il ternario magico dei primi padri. Sigillum dei Aemat. Lontani dalle loro sedi naturali. Punti in movimento. Interessante. No, ho sbagliato. Ok. Next. Ah, non c'è next, solo queste due pagine. Ok. Una bella Bibbia. Ah, sì, Sleepy Hollow, c'era Johnny Depp, confermo. Che indagava il mistero del cavaliere senza testa. Illeggibile. Questa ingiunzione è stata emanata dalla giunta in data 7 gennaio del 1692 per illeggibile. Si ordina di due carretti di terra, tra il ramo ovest del fiume Leafy Hill. Tutte le abitazioni dell'appezzamento dovranno essere evacuate. Il bestiame è... saranno confiscati e... per il precedente contratto saranno in tal modo coperte tutte le spese. Inghilterra pari a 20 sterline, 7 scellini e 6 penny. Ponendo fine a... tra le famiglie. Ha il diritto di presentare ricorso questa istanza. Firmato da illeggibile. Edward Roswell. Ah, però. C'è qualcosa che qua non mi... Sì, comunque i tipi sono qua fuori. Oh madre di Dio. Stavo dicendo, i tipi sono qua fuori. Vediamo se vedete già la stessa cosa. Sì, vabbè. Ok. Allora c'è la bambolina scomparsa. Sì, esatto. Dovrei indagare su appunto una serie di omicidi misteriosi. Come si chiama l'attore, il cavaliere senza testa? Vieni, qui si esce. Hai fatto bene a non vedere. Già era inquietante la scena di per sé. Intanto Angela, che fine ha fatto? Vorrei saperlo. Oh, salve. Salve. Per caso la situazione si è fatta più chiara? Boh. Quella cosa, o come definirla, persiste nel tormentare Angela, senza sosta.
voglio augurarmi. Ah, Christopher Walker, era lui. Sì, lì se li rimava. Un altro strumento di morte nella collezione del gruppo. Molto bene. Ma voglio rendermi utile, offrendo un piccolo aiuto. Ancora? Non lo voglio. Niente aiuto. No. Qualcuno crede di poter risolvere tutto senza aiuti. Ora è più che una questione di vita o di morte. Stai calmo, non mi minacciare. Spero non sia un errore. Concludo adesso con le sagge parole di un grande drammaturgo irlandese che un tempo conobbi, credo a Parigi, ma certo. Parbleu. Mai giudicare qualcuno troppo presto. Ogni santo ha un passato, ogni peccatore ha un futuro. Segnatevi questa frase. Una bambina. A risentirci presto. Aug. Niente, volevo aiutarmi. Fortuna. La strada. Il prof e gli altri saranno vicini. Me lo auguro. Stanotte ci è andato tutto storto. Beh, non direi, visto che siete ancora vivi. La donna che mi somiglia. Cosa ha fatto per essere arrestata? Ammetto che non è un buon segno. Ma non ci pensare. Andiamo. Come on. Sono sconvolta. Lo capisco, ma... Non esistono, ma è stato tutto un incubo dopo quell'incidente. Mi dispiace, noi due litighiamo sempre. Non è tutta colpa tua. Forse hai ragione, ma ci siamo punzecchiati per tutta la sera. Sì, solo comunque io... Pungo case. Più forte... Le vorrei vedere. Cosa fa? Sbanda l'amico. Notte nebbia. Aia. Da dove diavolo arriva? Non ne ho idea. Little Lock Tourist Office. Ho il sospetto che siamo i primi turisti da parecchio tempo. Ma è tutto chiuso. Sì. Non si esplora. Tutto closed. Perché è tutto buio? Daniel, dai, forza, datti una mossa. Qua c'è un sentiero. Dove sono finito? Ah, un sito archeologico. Nel 1955 uno scavo archeologico ha rinvenuto in questa zona uno strato di cenere ossa. Si ritiene che in questo luogo siano state arse al rogo impiccate alcune delle persone condannate durante la caccia alle streghe dal 1692. Nel 1692. Non è noto chi tra gli accusati sia stato giustiziato qui. Ente per il turismo di Little Hope. Beh, dai, è una piccola Salem. Può scendere? No, Va bene. Intanto mi sono perso qua nel bosco. Ho lasciato la strada principale. Non so se è stata una bella mossa, ma... No, vabbè, dai.
No, continua. Ah no, ok. Andare in strada. Vabbè, andiamo a vedere qua che c'è. Ponte rotto. Cosa? Oh, mio signor. Cra, cra. Niente, non posso più andare avanti. E noi giriamo su questa strada deserta. Buia e nebbiosa. Ah. Siamo chiusi, siamo persi qua. La nebbia. Ah no, è chiusa. Ah, ecco. Aspetta un attimo. Sì, ok. Sono finito nella trappola temporale. Vediamo. Cerco una via nel bosco, va. Vediamo se mi fa tornare indietro. Adesso cambio inquadratura. Yes. E mi ritrovo sul ponte rotto. Absolutely yes. Ok. Sono finito nella trappola della nebbia malefica. Allora andiamo di qua o di qua. Andiamo di qua. Niente, devo andare nel bosco. Però qua è chiuso. Qua non ci sono altre strade. Daniel, dove sei finito? Andiamo di qua. Però anche di qua non c'erano vie di uscita. Forse di qua. No. Attenzione. Allora l'unica via è quella. Dobbiamo andare di qua. Oh, porca miseria. Qua dove ero trastaccionato posso passare? E non si accorgono che c'è qualcosa che non va? È l'unica aspetta. Ho qua, solo che adesso vado un po' più avanti, non mi fa tornare indietro. Poi non vedo un cappero. Vabbè, già cambia. Ah, quanta pazienza. Allora, aspetta, facciamo così. Andiamo a vedere questo posto dove impiccavano le streghe. Ecco.
Vediamo se... Vediamo. Ok. Va bene. Non si può scavalcare qua. Ah, qua non posso andarci, ma cioè già volevo andarci prima, ma non mi faceva andare. E qua mi porta sulla strada. Di qua mi porta lì. O qui o lì. Non ho altre chance. Ma zio banana. Però qua si era interrotto il dia... Cioè, vabbè, non è che... Vediamo se lo ridice. Accesso vietato. Ah, qua è tutto chiuso. Non c'è nient'altro da esplorare. È chiuso, ritorno sulla strada. Ma io non ci voglio tornare sulla strada. Non c'è qua, anche qua non c'è un retro. Ah, ma riuscirò a trovare la strada. Ah no, fa. Ma vedi, qua basta poco che mi riporta al punto iniziale. Infatti. Allora, torno sulla strada. Niente altro. No. Quella luce? Perché prima non è volato via? Ah, non posso andare qua, che sembra che ci sia... Ah, adesso provo a riguardare sto punto di vista. Cioè, sta vista panoramica, però... deve partire una visione. Non c'è niente. Aiuto. Vedi che lì c'è qualcosa. C'è una... Però non ci posso andare. Porca miseria. Oh, voglio andarci. No, non ce n'è altre strade. Ma gli arbusti non mi fa passare. Qui men che meno. Qua parte la musica. C'è l'altalena lì, molto inquietante. Daniel è rimasto lì, mi ha lasciato qui da solo.
Andiamo. Ah, eccolo qua, amico. Adesso qui. Boom. Ok, è matematico che io devo fare. Devo fare qualcosa qua. Ma non ho ancora capito cosa. Qua. Qua anche spaccato, ma. Ma non c'è un accesso. Ah, non c'è niente qua. Io appunto morto. Ma non posso salire. Qua è tutto sbarrato. Qui non si va. Staccionato. Staccionata. Allora andiamo vicino a sto ponte. Mi cambia l'inquadratura. Comunque la strada è bloccata. Allora andiamo da questa parte. Costeggiamo la strada. Dove mi porta? Qua di nuovo il posto di prima. Eppure non c'è niente. Sito, tanto la batteria dell'orologio si scarica, del cellulare si scarica. Sento dei rumori, ma niente di che. L'ente del turismo è chiusa. E se vado di qua? E niente, io non so che cacchio fare qua. Aiuto! Ma che cazzo devo fare? E qua ho capito che questo è chiuso. Qua sto bidone, posso salire su. No, qua è tutto chiuso. Aiuto. Se torno sulla strada mi fa. Qua posso andare? No, mi fa andare fino a un certo punto e adesso ritorno indietro. Però nessuno si allarma, nessuno dice: ehi, ma se stiamo girando intorno, non possiamo uscire di qua. Cioè, è molto strano. Qua c'è il buco. Staccionata rotta, non ne frega niente a nessuno. Non era noto chi. Non c'è niente che brilla. Non riesco a far scattare l'evento. Il giallo si infittisce. Io l'unico punto è qua. No. Cioè, lui sì, mi dice di andare qua. È l'unico posto dove posso andare. Perché torno indietro? Sì, poi questi movimenti veramente semi-automatici che veramente. Ma anche se guardo, non c'è niente di scatenante. Qua mi dice sempre la solita cosa.
Questa di cenere e ossa. Ah, je ne sais pas. Adesso trovo le ossa, voglio vedere. È l'unica. Qua vedi, no, non riesco neanche più ad andare. Cioè, non è che ci sia molto da camminare, andare, fare. Qua ho trovato delle ossa. Io qua non vedo niente. Però siano sicuramente da questa parte. Ma io da questa parte. No! Scusate, non mi fa andare. Anche se c'è la staccionata rotta. E nell'altra, nell'ufficio turistico. E qua non c'è niente che brilla. Adesso inizia a pensare, o si è buggato. Niente, io sono in questo, come dire, quadrato. Ecco, il tipo qua. Se mi metto di qua, se, cioè, se vado di qua, lui si appoggia lì e aspetta che io faccia qualcosa. Ma anche qua la musica di terrore. È chiuso, state lontani, accesso vietato, proprietà della banca, saluta, saluti e baci, ma chi se ne frega, tanto se non ci posso andare. Vediamo, qua non posso andare, non mi fa salire sul tetto. Giriamo intorno a... perché adesso inizio a provarle tutte, ovviamente. E non capisco... E se vado qua torno indietro. Di qua non si va. Non si va. No. Mi porta di nuovo poi al ponte. Ossia sulla sala principale. Molto bene. Magari trovassi funghi e castagne qua. Porca di quella. No, non voglio tornare indietro. Ecco. Gino, che facciamo qua? Ma qua c'è qualcos'altro. Qua? No, sembra che ci sia un sentiero, ma non c'è. Nessuno esclama qua, dice... Sembra l'altalena che avevo in giardino quando ero piccolo. Ma pensa a te, cioè io veramente. Assurdo. No, dove vai? Adesso che ho trovato la Vieni strada. Qui. Cosa c'è? Vedi che mi incuriosiva sta altalena. Non è possibile. Ricordo questi segni. È la mia vecchia altalena. No, non ti Guarda, racconto. Qui, vedi. Ehi, va tutto bene, calma. No che non va bene, non capisci? Vedi queste stelle? Queste qui le ho disegnate io insieme a mio padre. No, ma era il mio cervello che era bloccato. Quando avevo 10 anni. Cioè, vabbè, non ho visto, c'era un passaggio microscopico. Certo che non che ho capito sicura, come ha fatto arrivare qua. Questa è la mia qua. Altalena. Però va bene. Come può trovarsi qui? D'accordo, ti credo. E che significa? Deve essere una specie di... messaggio rivolto a me. Ehi, ehi, guarda me, guardami. Noi ne usciremo, ok? Insieme. Oh oh. Non è opera mia. You must help me. I beg you. Merda. Please help me before it is too late. Silenzio, donna. Solo il Signore può perdonare i peccati. È la tua unica speranza di salvezza. Listen to me.
I have committed no sin. The puppet I am condemned for is a child's plaything, nothing more. Non mi lascerò irretire. C'è il demonio in te. Devo salvare la città dalla tua corruzione. Non esiste altro modo. Devi morire. È simpatica. Vi prego, signore, accogli l'anima della nostra sorella Tabitha, che è stata corrotta dal demonio. E sia fatta la tua volontà. Ah, ecco perché i segni sul collo. La donna condannata ero io. Vuol dire che sono la prossima. È solo una strana coincidenza. La fai facile. Potrei essere la prossima. Proseguiamo verso la chiesa. Lì troveremo gli altri. Sì, credo sia meglio. Ah, sì, sì, la chiesa è un posto anche lì. Sicurissimo. Oddio. Mi sento come seguito. Non è una sensazione. Ehi, vedi di andartene via. Stai alla larga da noi, ok? Oh, merda, che diavolo è quello? Coraggio. Sembra Guitar Hero. Yeah. Non ci ha visti. Anche lì. Via! Scappiamo! Ah, tutto sto macello che poi alla fine scappava. Non mi devo distrarre. Eh? Che è successo? Ci siamo riusciti? Ma che cazzo? Sentito? È Taylor. Taylor! Sei tu, Taylor! Verso la chiesa! Presto! Manca solo Angela. Ma non so se la chiesa sia... Ehi! Uno di quei mostri di merda ci Andiamo dentro, presto!
Presto, veloce! Ehi, scappa! Entra, sbrigati! Ehi, ti ha quasi raggiunto! Che è lui? Ti è quasi addosso! Ma che cazzo fai? Sei impazzita! Vuoi forse farti ammazzare? Venite dentro! Ehi! Ah, io ho sparato distinto, cioè... Dov'è Angela? Non ce l'ha fatta. Tutto inutile. Stai scherzando? No, dobbiamo tenere fuori quella cosa o faremo la stessa fine. Merda. Cercate gli altri ingressi e bloccateli tutti. Merda. Dobbiamo barricare la porta. Ma non mi sembra. Perché quel vecchio pazzo è ancora là fuori? Credo ci stia seguendo. Qualunque sia il motivo, non possiamo fidarci. So che sei dentro. Accidenti, che gli prende? Finirà per attirare qui quella creatura. Non ha capito che la situazione è grave. Vieni fuori e guardami in faccia. Non provare a mettere il naso fuori. Dico a te, stronzo! Perché diavolo mi hai sparato? Non ti nascondere! Liberiamoci di lui. Perché se il mostro lo sente, siamo nei guai. Ehi, calma, io volevo solo aiutarti. Non hai visto quel mostro? Ma di che cosa parli? Sparando qui di fronte. Qui non c'è nessun mostro! Quella cosa ha ucciso una nostra amica. Ok. E come ha ucciso? Dimmi cosa è successo. So che può sembrare assurdo, ma quella cosa, insomma, ci ha inseguiti. Te lo posso giurare. Rimani qui e non combinare guai con la pistola. A me non è parso che comunque sia morta Angela. Cioè, era lì che stava scappando. Là fuori si prende gioco di noi. Perché le creature, di qualunque cosa si tratti, ci inseguono? Io non lo so, ma se lo sapessimo potremmo fermarle. Professore! Andrew! Però magari per loro è morta. Sono io. Però secondo me non è ancora morta. Il prossimo. Perché vabbè, loro separandosi non sanno cosa sta succedendo l'uno con l'altro. Ha mosso accuse al mio sosia. Sembrava serio. Un altro processo? Questa volta no. Ma la situazione era simile. Cioè, io lo so la perché bambina. Guido tutti i personaggi, ma loro tra di loro, insomma, non lo sanno. C'era anche lei. Se è viva o morta, la danno ma per morta. Ha cercato morta, di ma... difendere il mio sosia. Per me non è morta. Qui siamo al sicuro? C'erano degli altri ingressi? Scusa, prof, non ho guardato. Male. Male, male. Quel coso è ancora là fuori. Guardate, laggiù! La bambina. È meglio seguirla. Chiunque lei sia è coinvolta in quello che ci sta succedendo. E se hai ragione, che facciamo? Fermarla potrebbe essere l'unico modo per salvare la vita ai nostri sosia. Ok. La bambina sembra che sia la chiave. No, comunque se Angela è morta, mi incavolo. Ehi, piccola! Sei qui? C'è chiuso la botola?
Eccola qua. Mi addolora dire queste parole, ma il tuo castigo sarà la nostra salvezza e terrà al sicuro la città. Potete graziarlo, ve ne prego. So che per te è difficile, ma un giorno comprenderai e me ne sarai grata. Prego. Allontanati da qui, Mary. Le suppliche non servono. Non devi avere memoria della mia fine. Che sarà di me quando te ne andrai? Il giudice Wyman ha nominato Abram. Sarà il tuo tutore. Una decisione che non vede tutti concordi. Il giorno del giudizio giunge per tutti. Oggi tocca a te. No! Guarda, piccola. Osserva chi volevi salvare. Lui non è più una creatura terrena. Soltanto i demoni e dannati resistono a tal modo. Ah, simpatico. C'è un'altra premonizione. Sembra che lei chieda di aiutare comunque tutti i suoi, ma non ci stanno riuscendo, quanto si vede. Era proprio qui, lo tenevo stretto. E poi tutti vedono tutto. Ero con lui, ma non ce l'ho fatta. Beh, il club di chi ha visto morire il proprio sosia dà il benvenuto a un nuovo membro. Diciamo ciao a Daniel, ragazzi. Ti pare il caso? Non c'è niente da ridere, Taylor. Calmo, stiamo impazzendo. Volevo solo sdrammatizzare. Ecco che succede. Angela è morta dopo l'esecuzione della sua sosia. Taylor è scampata soltanto per miracolo. Quando il tuo doppio muore, poi tocca a te. Davvero incoraggiante. Molte grazie. Non è meglio sapere quello che ti aspetta? Insomma. Eccola lì! È quello che ci segue! Andiamo! Ecco, adesso devono saltare giù, ovviamente, e si infilza. Cosa facciamo adesso con quel mostro là fuori? Piano. È qui fuori. Sentite. Sì, è qui fuori, per adesso. E se entrasse dentro a cercarci? Forse no. Siamo al sicuro se rimaniamo in chiesa. E perché? Perché è un luogo consacrato. È un luogo sacro. Magari qui non ci può entrare. Andiamo. Non si tratta mica di un vampiro. Almeno è un edificio con delle mura. Ha ragione. Qui è più sicuro, non ce ne andremo. Beh, forse restare qui non è una cattiva idea. Secondo te è la scelta migliore? Dobbiamo restare qui. Non c'è scelta. Dovremmo fuggire finché si può. Quel coso ci ha intrappolati. Tu sei l'unico a pensarlo. La maggioranza ha deciso che è meglio restare qui. Non possiamo dividerci dopo l'episodio di Angela. D'accordo, come volete. Ma a me non sembra giusto. Oh, se non mi sono perso qualcosa, per me Angela continua a dire che non è morta. A meno che non c'era da premere una X, in quel momento mi sono distratto e non ho fatto in tempo, allora sì. Diversamente, X, insomma, qualsiasi tasto che ti propone. Ma a me non ho visto una morte cruenta, comunque niente di... Sembrano più di uno. Prima. Fantastico! Ecco. Sentite. Segue ogni nostro movimento. Dobbiamo fare molto più. Illeggibile, illeggibile, Ed Asteri, Sorrente, John Ken, Mikos, Joseph, Tom Parker, Risa,
La storia di Little Hope. Ha trovato un segreto. Un segreto? No, aspetta, prima di aprire le porte, perché io queste porte sono stanco di aprire porte e uscire senza poter rientrare. Adesso mi faccio un bel giretto in chiesa. Suono anche l'organo. Ehi, chi c'è qua? Nessuno. Cioè, adesso potevo aprire la porta. No, c'è la finestra. Minchia, ce n'è sempre una. Ehi. Ma che cazzo? Muoviamoci, usciamo dal retro, presto! Cioè, è incredibile, lo fanno apposta. Cazzo, è entrato. Nascondiamoci, presto! Questo è Daniel, quello infilzato. E quanti sono? Ma che affronta, scappa come una merda. Ok. Un po' di action, dai. Come ho fatto a sbagliare quella X quando l'ho spesa? Ho anticipato troppo. Scappo sì. Che affronto. Dove sei? Taylor, coraggio! Di qualcosa! Dobbiamo aiutarla ora! Aspetta un attimo, dobbiamo calmarci. Cosa? Taylor è nei guai! Io non mi fiderei di sta voce. Sei tu? Non vedo niente. Vai a destra o vai a sinistra? A sinistra. E sei tu? Io sono qui. Ah, contenuto bonus sbloccato. Che bello, è ancora viva. Bene. Non ci speravo più. Il poker c'è ancora, eh. Qui siamo ancora in pericolo. Una scelta politica. Però mi ha portato bene. Devo respirare. Dobbiamo andare. Non fermatevi. No, aspetta. Riposiamoci. Non esiste. Le creature cercano noi, non te. Ciao frattinone, andiamo via. Credetemi, restiamo uniti e andrà tutto bene. Come con Angela, vero? Ok, che facciamo adesso? Non lo so. Ah,
No, ma si è salvata, per fortuna. Riposiamoci un attimo. Grazie a me. Veramente volevo ucciderli tutti, però poi ci ho ripensato. Dormi. Come ci riesci? Magari. E io voglio capire dove Angela. Dubito che prenderei sonno dopo quello che è successo. Mi piacerebbe, sono a pezzi. O vedo una morte cruenta, o no. Qualche idea su come andare. O è viva, cioè. Ascolta, ormai è evidente che nessuno ci aiuterà, siamo soli. Sembra proprio di sì. La soluzione, forse l'unica, è fermare la bambina Mary. Trovare Mary, fermarla, può funzionare, ok? Ma l'altra ragazzina, quella che continua a fuggire. Mary e lei sono collegate, ne sono convinto. Forse l'altra vuole condurci da qualche parte. Dove? Non lo so. Magari il luogo della resa dei conti. La situazione è fuori controllo. Non ci restano molte alternative. Tutti gli eventi ruotano attorno a Mary. I processi, le esecuzioni. Sì, eh. Ok, ma allora come la fermiamo? Ma può non essere che muoia strangolata. È tardi per fare qualcosa. Anche la creatura è così. L'aveva... È finita. Mary può sembrare una bimba, ma in realtà è il male incarnato. E va fermata. Mary non mi è puzza. Così semplice. È una bambina, ti ricordo. Non possiamo... Ascoltami. Se la rivedremo, faremo tutto quello che serve. Cos'è stato? È Angela. Quel mostro è tornato per finirmi. Ok, ok. Aspetta la visuale libera. No! Che pirla! È un'allucinazione, non è... È Angela, io ammazzo Angela. Che cazzo! Era un'allucinazione. L'ho preso? È morto? Io so che è morto. Lo sapevo io! Dio santo, lo sapevo! Ma merda di una merda! Quando mi ha fatto puntare la pistola che non sapendo cos'era dovevo stare bravo. Adesso è morta. Mi spiace così tanto. Non può essere. Pirla. Sta a sparire davanti al museo. È assolutamente impossibile che sia qui. Niente, il gioco ce l'ha fatta a farmi ammazzare Angela. Ci ha provato in tutti i modi. Ci è riuscito. Ma porca. Beh, si vedeva che c'erano dei legni e sembrava un essere. Ma cioè, io già prima quando mi ha fatto scegliere pistola. È stato un incidente. Lo sapevo che mi faceva. Cioè, sparava poi lui. Avessi sparato io, avrei sbagliato mira. Sono sincero. Almeno speravo almeno in quello. Invece pensavo ha sparato in automatico. Ma no! Questo arnese ha fatto troppi danni. Vabbè, ci sta comunque nella follia. Avrei dovuto togliertelo prima. Mi dispiace, però. Ecco, sono il vero mostro. Via! Presto! Adesso è morta. Vedi che sapevo che non era morta. Ma va. Adesso è morta sul serio, ufficiale. Angela è morta. Per mano mia. Ma va. Cazzo! Scappa! Via! Scappiamo! Ehi, con calma! Dai, un attimo! Andrew, aspetta!
Professore, ci sei? Questo Daniel. Vorrebbe essere il prossimo. Taylor. Dai. È velocissimo il tempo qua. Ragazzi. Dove diavolo siete? Mi strappa la testa. Professore? Non mi spiego come abbiamo fatto a salvarci. Aspetta a festeggiare, siamo ancora in questa città di merda. E quei mutanti sono ancora lì. Non fermiamoci. Guarda, mi dispiace per Angela. Vediamo se c'è il boss adesso. È meglio conquistare te stesso. Più che vincere mille battaglie, se conquisti te stesso, la vittoria è tua. Nessuno potrà togliertela. Né angeli, né demoni. Paradiso o inferno. Forse comincia a essere evidente, non è vero? Due K. Due re. Attenzione. Cioè che nulla e che nessuno è obbligatoriamente quello che sembra essere. Tre esecuzioni, tre creature tormentate e finora solo un'anima perduta. Angela. Forse il nostro peggior nemico alberga dentro di noi. Mi ero raccomandato di fare attenzione all'arma. Ipotesi sul futuro e su cosa si nasconda nella nebbia? Qualcosa di sinistro sta per accadere. Ah beh, perché fino adesso è tutto allegro. Ma di Angela sono stato uno stupido io, era facilmente salvabile. Cerchiamo la ragazzina. Dobbiamo fermarla. Quella peste ha bisogno di una lezione. Parole sante. Spostati. Questa casa con... cioè, quel che resta di questa casa. Lucciole. Ecco spiegato il bagliore. Ha un certo fascino, non pensi? Che fenomeno strano. No, non può essere. Non credo ai miei occhi. Chiedo venia per la tarda ora, ma dobbiamo interloquire. Cosa ti angoscia, amico mio? È per Mary.
sono in pensiero a causa del suo ruolo nei processi. Sono strazianti, è vero? Non solo quello. Ho visto che sorrideva mentre giustiziavano la sorella. Pareva goderne. Ne sei certo? Lo sono. Ma quando dice distruggersi al rimorso, è arduo non crederle. Stai lontano da lei, Abram. Quella bambina porta soltanto guai. Troppo tardi. Senza fratello e sorella, ora Mary vive sotto il mio tetto. Il tuo buon cuore ti pone in grave pericolo. Cosa mi consigli? Riferisci alla corte della sua dubbia fede, che gioiva alla morte della sorella. Ti supplico. Non saprei. Mary sembra dispiaciuta. Se nascondi i tuoi dubbi, la comunità ne pagherà il prezzo. Nessuno è al sicuro dai suoi vaneggiamenti. Molto bene. Se la corte ascolterà, testimonierò. Sì. Mi hanno stregato. Non sei stregato. Allora come si spiega la tua presenza? Neanch'io so che sta succedendo. Ti ha evocato per difenderla. Per indurmi al silenzio. Soltanto il diavolo può partorire un demone identico a me. Non sono un demone, ma ci somigliamo e sono d'accordo, è davvero molto strano. Che cosa vuoi da me? Voglio sapere cosa vuoi dire alla corte riguardo a Mary. Mi ero convinto a testimoniare, ma ora sono indeciso. So che hai paura, ma devi parlare. Dire cosa ha fatto la bambina, come dice il tuo amico. Vi manda il diavolo per tentarmi. Ma non soccomberò. Little Hope è ormai irriconoscibile. I fenomeni oscuri e inspiegabili sono all'ordine del giorno. E voi, chiunque siate, ne fate parte. Ah, sì. Certo, dire la verità su Mary salverebbe il mio amico, ma non posso farlo a cuor leggero. Così facendo condannerei una bambina. Ah, sicuro. Non è giusto incolpare una bambina. È quel prete, il manovratore occulto. No, ti sbagli. Fermiamo la bambina. Non c'è altro modo. Il reverendo Carver è un uomo timorato di Dio. Ciò non si discute. Mossa sbagliata. Difendere la bambina ci costerà caro, e lo sai. Spero no, ti sbagli. Andiamo a cercare per il nostro bene. Che è successo? Siete riusciti a incontrare Mary? No, non l'abbiamo vista. Merda. Il sosia di Andrew, Abram. Stava pensando di voler testimoniare contro Mary, ma Andrew l'ha convinto a rinunciare. Ma no. Diavolo. Ho solo detto che forse il prete. Stiamo assistendo a eventi che sono avvenuti centinaia Come stai? Di anni fa. Non bene. Demoni dal passato? Sono stanca di questa situazione di merda. C'è una cosa che mi ha sorpresa. Sentirmi parte della squadra. Ed è bello. Non mi era mai successo. Sì, ti capisco. Anch'io ho imparato molto. Ma ci sono voluti demoni e fantasmi. C'è poco da ridere, siamo in guai seri. Non essere catastrofica. Volevo soltanto strapparti un sorriso. Dobbiamo andare. È nata volta. Taylor! Che palle. Io sono per spaventare. Aiuto! Ma la faccio morire! Daniel! Taylor! Dove sei? Taylor! Taylor!
Taylor! Sei tu? Tieniti forte e non mollarmi per nessun motivo. Aiutami! Non io non ti lascio! Ma va a cagare, dai, mi ha spostato gli assi del controller. Ma dai, vabbè, doveva morire, ma non ci credo. Cioè, mi ha spostato gli assi del controller. Taylor! Che maledetti. No, vabbè, dai, doveva per forza morire. Cioè, ne ho perse due in due minuti. No, va. I can't believe Taylor's gone. È andata. What the fuck? È meglio andarsene da qui. Cioè, gli assi del controllo erano al contrario. Quindi andiamo, mi ha fatto allontanare dal centro. Usciamo e da questo tempo poco bosco. E parleremo per strada. No, vabbè, ma così no. E fino adesso me ne ha fatto fare in un modo. Vabbè. Dove cacchio vado? Sì, ma non vale così. Cioè, chiaro, è già tre volte che prova a strozzare sta ragazza. Non posso crederci. Impossibile. Eh no. Cioè, Angelo, ho sbagliato io qua. No, sto giro, mi spiace. Però vabbè, è andata così. Cioè, anche... ma... è ancora lì l'essere orrendo. Sono sconvolto per Taylor. Ma va. È morta, non ci credo. Sapevamo che era in pericolo e l'abbiamo abbandonata. No. Ci sarà un modo per fermare la bambina. Forse abbiamo già perso la nostra occasione. Potevi smascherare Mary, rivelando quello che è, bugiarda e falsa. Costringerla a rispondere. Perché non l'hai fatto? Non siamo ancora certi che fermare Mary possa essere utile. È solo una teoria. Sarà solo una teoria, ma per ora non abbiamo altro. Forza, diamo un'occhiata. Che fastidio. Va bene. Vediamo cosa dice qua. Eccolo qua, il prossimo. Premonizione sbloccata. Per adesso c'era appunto Angela e... ma va. Non ci voglio pensare. No, di Angela proprio non ci voglio pensare. Ma non perché mi dispiace, perché proprio ho sbagliato io. Va bene, io direi che dopo questa premonizione, queste ultime due perdite nel giro di 10 minuti, potrei sospendere, visto che siamo quasi all'ora X,
di sospendere qua a questo punto e riprendere a esplorare l'edificio. Anche perché sono finite le vacanze, domani si ricomincia a lavorare. Ringrazio tutti di averci seguito, auguro una buona notte, vi ricordo di seguire i nostri canali social, come dicono anche i messaggi del bot, sia il nostro canale di offerte dedicato appunto alle migliori occasioni che si possono trovare sugli e-commerce, e seguirci sul nostro canale sempre di Telegram per quel che riguarda le recensioni, news, curiosità, sempre legate naturalmente al mondo dei videogiochi. Quindi io terminerei qui la live e riprenderei a questo punto domani sera con il terzo episodio, quindi alla esplorazione del grande edificio. Bella a tutti, grazie a tutti, buonanotte e a domani. Ciao! Thank you.